Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o ben ritrovati in questo nuovo video. Nel video di oggi vedremo le traiettorie da tenere su strada, le traiettorie più efficaci da tenere su strada, tenendo a mente due punti: la sicurezza e l'angolo di piega. Ovviamente su pista siamo abituati, o per esperienza personale o perché l'abbiamo sempre visto nelle varie corse, a un certo tipo di traiettoria, che però su strada difficilmente possono essere replicate o comunque possono essere applicate in modo efficace. La motivazione più ovvia e lampante è perché su pista la traiettoria ha un diverso scopo rispetto a quello che ha su strada. Su pista si cerca semplicemente di percorrere una curva nel minor tempo possibile o comunque con la più alta velocità possibile. Su strada invece l'unico vero obiettivo è quello di affrontare una curva e uscirne indenni, perché come tutti sappiamo, tutti noi che giriamo per strada con le moto, sappiamo bene che dietro una curva ci può essere la qualunque proprio. Ci possono essere buche, ghiaia, sassi, animali, macchine ferme, pedoni, veramente qualsiasi cosa. Ed è per questo che la traiettoria di una curva su strada è molto diversa rispetto a quella che potremmo avere invece in pista. Per analizzare in dettaglio le traiettorie da tenere su strada, ci torna molto utile immaginare idealmente una traiettoria suddivisa in tre fasi, ossia l'ingresso, la parte centrale e l'uscita. Per la parte iniziale, cioè l'ingresso in curva, su strada è buona cosa tenersi abbastanza larghi prima di affrontare una curva, ovviamente non troppo larghi, quindi non troppo vicino alla riga bianca, perché è dove c'è la maggior parte dello sporco che troviamo sulla strada, ma più o meno ai due terzi, o comunque prendete a riferimento praticamente la traccia di dove passano le gomme delle macchine, dei camion, che sicuramente sarà la parte di asfalto della vostra corsia più pulita possibile. Più pulita perché le ruote delle macchine, dei camion, comunque passando più o meno sempre sulla stessa traccia, raccolgono lo sporco e lo spostano. Quindi la traccia d'asfalto dove passano le gomme è quella più pulita. Purtroppo dovremo scendere a un compromesso, perché se da una parte il pezzo di asfalto più pulito, dall'altra invece potrebbe risultare anche il più rovinato, perché per lo stesso motivo il passaggio continuo di gomme, anche di mezzi pesanti, rovina più in fretta l'asfalto rispetto alla parte magari centrale che è meno battuta. Quindi comunque spetta sempre a noi identificare se possiamo tenere una certa traiettoria oppure no, in base anche alle condizioni del manto stradale. Ma a parte questo, se l'asfalto lo permette, in ingresso curva teniamoci larghi, non troppo verso la riga, abbiamo detto, perché c'è troppo sporco, più o meno dove c'è la traccia degli pneumatici delle macchine, così che potremo fare una frenata nel punto più pulito possibile, evitandoci le zone di sporco e di scivoloso. Se puta caso dovessimo finire con le gomme su una zona scivolosa, non fatevi prendere dal panico e non chiudete subito il gas di botto o non frenate, perché non farete altro che peggiorare la situazione, perché facendo così non farete altro che trasferire ancora più peso all'anteriore, un anteriore che già magari sta scivolando, sta in una zona di poco grip. Quindi la miglior chance di rimanere in sella e non con il sedere per terra è quello di lasciar pelato il gas se si sta accelerando, o comunque tenerlo costante fino a che non si supera la parte scivolosa, così da mantenere più o meno una distribuzione dei pesi 50-50. Comunque, una volta superata la prima fase, che dicevamo di ingresso in curva, arriviamo alla seconda fase, cioè quello della percorrenza della curva, che comprende anche il nostro punto di corda. Per punto di corda intendo il punto in cui raggiungiamo la massima piega possibile per quella data traiettoria, e delimita anche il punto in cui abbiamo finito di piegare o di curvare, comunque
ulteriormente, e dove inizia invece il punto in cui iniziamo a riaprire il gas gradualmente per affrontare la terza fase, cioè la nostra uscita di curva. In pista generalmente il punto di corda è un po' più anticipato rispetto a quello che potremmo avere su strada. La questione è che il nostro punto di corda su strada non potrà essere molto interno alla nostra corsia, perché su una curva a destra rischiamo di perdere visibilità sulla nostra uscita di curva stando troppo interni, perché magari la nostra visuale è ostruita da qualsiasi cosa, mentre per le curve a sinistra il pericolo è di finire con il corpo dall'altra corsia, pur mantenendo la moto nella nostra all'interno della riga, con il corpo, se ci sforziamo troppo, finiremo di là. Quindi il nostro punto di corda non sarà mai troppo interno alla curva, sia che questa sia a destra sia che sia a sinistra. Il massimo che ci possiamo spingere interni a una curva rispecchia sempre la traccia lasciata dalle gomme delle macchine, quindi più o meno sempre ai 2/3 della nostra corsia. Quindi su una curva del genere la parte interna più o meno è questa zona qui, e a sinistra ugualmente è sempre sui 2/3, quindi più o meno in questa zona qui. Arrivati a concludere la seconda fase, arriva la terza fase. Anche qui non potremmo allargarci come se stessimo in pista fino ad arrivare sul cordolo, a parte qui il cordolo non c'è, va bene. Come nella seconda fase rischiamo o di beccare la banchina e lo sporco, o di beccare le macchine o chiunque venga nel senso opposto. Dovremmo cercare di avere un'uscita di curva che ci permetta, una traiettoria che ci permetta di avere un'uscita di curva tale da mantenerci più o meno centrali sulla nostra corsia. Quindi, arrivati al punto di corda, aspettiamo di avere visuale e apriamo e usciamo dalla curva, mantenendoci centrali sulla nostra corsia. Questo vale tanto di più sulle curve verso destra rispetto che quelle verso sinistra, perché quelle verso destra abbiamo molta meno visuale, quindi abbiamo meno margine di manovra sulla scelta della traiettoria giusta. Inoltre, se doveste trovare delle zone in ombra, magari per delle ombre degli alberi o semplicemente la punta magari è troppo alta, prestate molta attenzione, perché lì potrebbe esserci una zona di umido e non sarete in grado di vederlo fino a che praticamente non ci state sopra. Quindi sempre attenzione alle zone in ombra. Per le traiettorie su strada questo è tutto, spero che il video ti sia piaciuto, ti sia stato utile. In questo caso resta nei paraggi, perché prossimamente sul canale usciranno tanti altri video tecnici. Noi come sempre ci vediamo in sella.